Ritrovati a Terre Lombarde, il nostro magazine di approfondimento settimanale dedicato al mondo agricolo. Oggi ci spostiamo in Piemonte, esattamente siamo a Rivalta Scrivia e saremo ospiti dell'azienda agricola Fabbrica, perché qui si allevano bufali, bufali maschi da cui si ricava una carne pregiata. Quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo il nostro viaggio, seguitemi. Allora andiamo subito a conoscere Walter Moncalvo, che è il responsabile dell'azienda agricola Fabbrica in Piemonte. Senti Walter, prima di tutto grazie di averci dato la possibilità di raccontare un'azienda come la vostra. Siamo già stati qua un'altra volta a raccontare un'altra grande eccellenza del territorio, che è la vostra patata. Oggi parliamo invece di bufalo, perché voi siete anche allevatori di questa razza. Esatto, intanto benvenuti, o meglio bentornati, siete venuti quest'estate per le patate, vi abbiamo parlato del bufalo, vi siete incuriositi e giustamente siete tornati, avete fatto solo bene. Sì, il bufalo è un animale che noi alleviamo oramai da tanti anni, un animale particolare che non tutti apprezzano e che non tutti conoscono più che altro, ma è un animale che noi alleviamo con piacere perché ci dà delle grosse soddisfazioni. Siamo nell'azienda agricola Fabbrica, che è di proprietà della famiglia Catto, una famiglia che vive in Liguria ma sono di origini piemontesi, del Biellese. È un'azienda di circa 120 ettari dove viene coltivato un po' di tutto, dico un po' di tutto nel senso che al di là di ciò che ci serve per il bestiame viene coltivato anche un tipo di agricoltura convenzionale, quindi non siamo in biologico, anche se cerchiamo di fare le cose nel migliore dei modi per cercare di avere i migliori risultati, ma produciamo anche pomodoro da industria, patate da consumo fresco, facciamo cereali e per finire anche mais, che fanno parte delle nostre razioni alimentari. Cerchiamo di fare quasi tutto in autoproduzione per quanto riguarda l'alimentazione, proprio perché ci teniamo ad avere il massimo della resa e ad ottenere il massimo della qualità possibile su questo tipo di discorso. Ecco. Diciamo che qua è un'azienda agricola che occupa un paio di persone fisse tutto l'anno, perché l'allevamento insomma richiede cura, manutenzione, attenzione nei riguardi anche della salute e del benessere degli animali. Sono persone abituate oramai da anni a seguirci e anche avere a che fare con le nostre tra virgolette pazzie, perché ogni tanto ci viene voglia, la proprietà è sensibile a questi argomenti, se c'è una novità in campo cerchiamo subito di cavalcarla per vedere che soddisfazioni ci può dare. L'abbiamo fatto con i bovini, l'abbiamo fatto con il bufalo, ultimamente lo stiamo facendo con la razza Angus, con la linea vacca vitello, sono animali che stiamo facendo nascere qui in azienda. Sono tutte sperimentazioni, tutte prove che però ci stanno dando dei buoni risultati e delle ottime soddisfazioni. Senti Walter, prima di andare a visitare l'allevamento di bufalo, perché si parla di maschio, giusto? Esatto, la razza salernitana, la razza italiana, però maschio da carne. Senti, volevo anche farti raccontare il fatto che qui la filiera è davvero corta, perché voi allevate, trasformate e poi ovviamente servite sui tavoli quello che poi voi allevate. Manca ancora un passaggio che vendiamo. Perché abbiamo anche il nostro spazio di vendita che è all'interno del ristorante il carrettino nel cortile, e il nostro spazio di vendita che è aperto due giorni alla settimana, al giovedì e al venerdì mattina, dove appunto chiunque può venire a comprare anche un netto di carne macinata per fare un hamburger o una sola bistecca che gli può servire per il pranzo quotidiano. Ci teniamo a dirlo perché per noi è tutto molto importante, perché la filiera così corta ci permette di poter dare un prodotto che a livello di qualità e genuinità è decisamente alto. Non abbiamo intermediari, non abbiamo rotture in questa catena, cioè noi ci appoggiamo logicamente per quanto riguarda la macellazione dei nostri animali, ci dobbiamo appoggiare a un macello privato, però seguito dall'ASL, che ci viene a prendere l'animale vivo, lo macella e poi ce lo riconsegna all'interno delle celle una volta macellato. Qui poi noi, a seconda dell'animale, parleremo poi più avanti di quello che è il discorso frollatura, mantenimento delle carni e via dicendo, cerchiamo di sezionare tutti i tagli di cui abbiamo bisogno, che servono a fornire
sia lo spazio di vendita che il nostro ristorante albergo. Come mai negli anni 90 avete scommesso sul bufalo? È stata una cosa quasi fatta così per caso, diciamo che pensavamo di dover riconvertire l'allevamento, ci erano gli anni della mucca pazza, erano gli anni che la carne veniva malvista, anche se purtroppo c'è sempre qualcuno che punta il dito contro la carne, certo, quando forse a volte bisognerebbe puntarlo contro le verdure o altri alimenti, però per carità lì andiamo in discorsi complicati, è meglio lasciar perdere. Però per quanto riguarda la carne pensavamo di abbandonare la carne e convertirci a fare latte, non sapevamo che pesce prendere, abbiamo cercato di capire un po' l'indagine, abbiamo fatto una piccola indagine di mercato, un piccolo caseificio qui della zona ci ha detto se volete fare latte, fare allevare delle bufale da latte, io sono disposto a ritirarvi la produzione. Abbiamo portato a casa quattro maschi, quattro annutoli maschi che sono i piccoli, diciamo, dei bufali, pensando di cominciare ad allevarli per capire se eravamo capaci e poi convertirci a fare il latte, ma poi ci siamo resi conto che dandogli, alimentandoli in un certo modo e dandogli, trattandoli in una certa maniera, riuscivamo ad ottenere un prodotto, in questo caso carne, di una qualità ben apprezzata. Certo, diciamo. Eccelsa. Insomma, una scommessa vinta ora, direi. Ora possiamo dire di sì, sono oltre 30 anni che continuiamo ad allevarne, continuiamo a produrre carne di bufalo, il nostro cliente affezionato si è affezionato, torna volentieri, chi ha avuto un primo approccio tipo voi è incuriosito, quindi torna, abbiamo poi cominciato negli anni a conoscerla meglio, abbiamo cominciato anche a trasformarla, a fare del prosciutto cotto affumicato e non affumicato, a fare delle bresaole che poi vedremo nello spaccio, a fare tutto ciò che ci permette di valorizzare al massimo questo tipo di carne. Bene Walter, che dici? Andiamo in allevamento? Molto volentieri. Andiamo. Ti accompagno. Walter, eccolo l'animale oggetto della puntata di oggi. Il bufalo, ecco, voi siete stati una delle prime aziende a scommettere su questo animale, perché? Ma diciamo che la nostra non è stata una scelta così decisa e così motivata, ci siamo arrivati quasi per caso, ecco, agli inizi si pensava di convertire l'allevamento da carne in allevamento da latte e quindi si pensava di produrre latte di bufala. E non sapendo se eravamo in grado di allevare e capaci di allevare degli animali del genere, avevamo preso 3-4 maschi che si chiamano annutoli, che sono i cuccioli, diciamo, di bufalo, proprio per vedere se eravamo in grado di poterli far crescere. Certo. Tutto questo è iniziato nel 1994, quasi per scherzo sono andato a prendere qualche animale in un allevamento da latte. E poi tutti screditavano questa carne perché dicevano che erano animali che non erano all'attitudine di produzione di carne. In effetti hanno ragione, nel senso che non è un animale che produce quanto un bovino da carne vero e proprio, perché ha una resa al macello decisamente più bassa, lo vedete anche strutturalmente come è fatto, ha delle corna molto grosse, un callo osseo sulla fronte eccezionale, è un'ossatura piuttosto importante, quindi logicamente tutto ciò che viene scartato è parecchio, certo. Insomma, quindi ha un animale che ha una bassa resa, però ci siamo accorti involontariamente, appunto, come dico, che dandogli da mangiare come noi davamo da mangiare al vitellone, al bovino da ingrasso, da carne, riuscivamo a ottenere una carne che era qualitativamente molto valida. E da lì piano piano abbiamo incominciato, sembrava di fare un grosso buco nell'acqua, in realtà non è stato così, un po' di caparbietà, un po' di coraggio, tanta fortuna, siamo riusciti ad ottenere un buon prodotto. Ancora oggi, dopo tanti anni, proseguiamo a questo tipo di allevamento. Sono animali che arrivano dall'Italia, quindi non fanno dei viaggi esagerati, nella fattispecie nel nostro caso arrivano dalla provincia di Cremona, Lodi, quindi sono qui a pochi chilometri, diciamo, e non sono nient'altro che i figli delle mamme che vivono in allevamenti dove si produce latte. Il maschio una volta non era apprezzato, anzi era un animale che veniva scartato. Noi, ripeto, qui nel nord-ovest penso che saremmo stati i primi, se non i primi, proprio tra i primi a fare questo tipo di allevamento. A reperire questi animali subito, inizialmente si faceva un po' fatica,
avevamo iniziato e provato anche a reperire in centro Italia, nel parco del Circeo, in provincia di Latina, anche se poi avevamo dei problemi importanti, dei costi importanti per il trasporto, quindi abbiamo rinunciato e ci stiamo appoggiando ancora oggi a degli allevamenti, chiamiamoli locali, qui della Lombardia, certo. Ecco, qui vicino a noi. Abbiamo iniziato con pochi animali, con 4-5, il nostro non è un allevamento grosso, però indicativamente macelliamo una cinquantina di animali all'anno. Ecco. Certo. Ecco, che razza è? È la razza italiana, si chiama Salernitana, quindi è una razza del meridione della nostra nazione, è un animale molto rustico, un animale che non ha quasi mai, anzi oserei dire non ha mai nessun tipo di patologia, malgrado sia un animale che apparentemente noi lo vediamo in questo momento che sta girando e vagando qui in mezzo al fango, uno potrebbe allarmarsi e dire ma perché li tenete nel fango così? Questi animali hanno bisogno di acqua e di fango, sembra strano ma la realtà è quella lì, a volte con i nostri veterinari dell'ASL che quotidianamente quasi vengono a far visita all'allevamento, oramai anche loro hanno capito, certo. E hanno visto che è una necessità dell'animale, loro usano questo tipo di questo fango, addirittura d'estate mettiamo volontariamente dell'acqua per creare una pozza dove possano immergersi, rovesciarsi, sporcarsi, lo usano quasi come trattamento antiparassitario per il pelo. Dopodiché, dopo una quindicina, una ventina di giorni che sta qua fuori, li mettiamo in stalla come gli altri animali e lì si puliscono, diventano, adesso poi li vedremo, diventano di nuovo brillanti, puliti con la loro paglia che quotidianamente aggiungiamo al box. Diciamo che a livello di benessere animale non gli manca niente. Ma comunque, a parte questo, sono animali che veramente non hanno mai un problema respiratorio, non hanno mai una zoppia, non hanno mai nulla. Animali forti, posso definire. Sono animali forti, sono animali forti con un lento accrescimento, perché nel nostro caso noi facciamo anche bovino da ingrasso, nel bovino da ingrasso riusciamo ad avere degli accrescimenti intorno al chilo 4, chilo e mezzo al giorno. Qui facciamo fatica a raggiungere il chilo, ecco, diciamo, sono decisamente inferiori, però diciamo che è un animale che, potendolo valorizzare, noi abbiamo il nostro spazio di vendita diretto e il nostro ristorante, riusciamo a valorizzarlo abbastanza bene e ci dà delle soddisfazioni. Siamo arrivati, erano all'interno del loro box e sono subito arrivati qui di noi. Sono anche animali curiosi. Sono estremamente curiosi e socievoli, quindi ci meravigliamo quando dicono che una persona si arrabbia, dicono sei imbufalito, non capiamo, probabilmente ci sarà un motivo, probabilmente facendole arrabbiare poi sono in grado di diventare violenti, ma sono animali molto mansueti, animali tranquilli, animali che in linea di massima vengono a farsi accarezzare, animali socievoli, diciamo. Quindi tutta la malta che troviamo all'interno di questo recinto per loro è una crema, ma una crema benessere. Per loro è una crema, sì, diciamo che è la loro beauty farm, stanno un pochettino, una quindicina di giorni ogni tanto, insomma, quando vediamo che iniziano a avere problemi sul pelo, che si spelano, che cominciano a grattarsi perché ci sono dei parassiti che a loro, certo, danno fastidio, è sufficiente metterli una quindicina di giorni qui nel loro fango e tornano in stalla sani di nuovo e tranquilli. Walter, ci accoglie anche una leggera pioggerellina, ma è il bello della campagna. Che dici dell'agricoltura? Diciamo che erano curiosi, appena siamo arrivati sono arrivati tutti. Ah, qui arrivano, non manca nessuno all'appello, arrivano tutti a vedere cosa sta succedendo. Lo dicevamo prima, sono animali curiosi, sono animali che qui, in questo caso li vedete, a differenza di quelli che abbiamo visto prima, li vedete in stalla, quindi sporchi di paglia, perché quotidianamente noi ci teniamo al benessere animale, tutte le mattine aggiungiamo paglia nei box in modo che loro stiano sull'asciutto, e anche se non ne hanno eccessivamente bisogno, loro sono animali molto rustici, li abbiamo visti prima là nel fango, quella che abbiamo definito la beauty farm, certo. Questo di qua è il loro centro benessere, che è la stessa cosa, quindi diciamo li spostiamo un po' da una parte e un po' dall'altra a seconda delle loro esigenze. Come vedete sono tranquilli, vivono in gruppo. Sono animali socievoli tra loro, difficilmente litigano, a differenza del bovino che ogni tanto qualche scaramuccia ci esce, qui loro no, sono abbastanza tranquilli. E cosa succede? Noi li alleviamo in questa stalla dove hanno la possibilità di stare al coperto e all'esterno. All'esterno diciamo che in linea di massima loro hanno bisogno anche di venire a prendere il sole, in questo caso sono usciti perché sono curiosi, però con questa pioggerellina tendono ad andarsi a riparare, giustamente se ne stanno all'interno della, certo, stalla.
è una stabulazione libera, questo vuol dire che non vengono legati alla catena, ma loro scelgono loro se stare fuori, se stare dentro, se girare nel box, di comportarsi come meglio credono. Qui fuori non diamo l'alimentazione per evitare che si bagni, per evitare che poi loro la sprechino. Viene data solo in stalla nella mangiatoia, dove loro hanno a disposizione giornalmente la loro quantità di alimento e quotidianamente a piacere vanno. Noi li alimentiamo due volte, al mattino e alla sera. Poi scelgono loro quando è il momento più propenso e adatto per andare a mangiare. Ecco, come azienda agricola, se io ti dico benessere animale, tu cosa mi rispondi? Ma è un tasto molto delicato, ma comunque molto importante. Noi seguiti dalle ASL locali ci teniamo a far sì che gli animali possano stare in questo periodo che soggiornano presso di noi il meglio possibile. È importante per un discorso di malattie, un discorso di benessere anche loro, che stiano, che non vengano maltrattati, che non vengano tenuti in condizioni poco agevoli. In caso di necessità, se qualcuno non è mai successo, però dovesse azzopparsi o dovesse farsi male, abbiamo dei locali che noi definiamo infermerie, dove vengono separati dal gruppo per poter guarire più in fretta. E il benessere è una cosa importante, è una cosa importante anche a livello alimentare. In linea di massima cerchiamo di dare la maggior parte degli alimenti che entrano a far parte della loro razione viene prodotta da noi in azienda, quindi viene decisamente controllata dall'origine. Se c'è qualcosa di ammuffito, se c'è qualcosa di qualitativamente non adatto, viene tolto e viene, diciamo, per noi nel nostro caso viene buttato, certo, perché lo riportiamo insieme alle tame, alle loro deiezioni, le riportiamo in campo e non viene utilizzato alla somministrazione. È una razza forte, dicevi, insomma, che si ammala poco, ecco, si come mai? Pochissimo. Ci sono delle caratteristiche dell'animale stesso, credo, oppure che sia per un allevamento comunque che sia congeniale alla loro vita? Io credo che sia un insieme di fattori. Innanzitutto loro geneticamente sono molto robusti, sono animali che non patiscono nulla. D'inverno, quando nevica, facilmente li vedi coricati qui con quattro dita di neve sopra, poi si alzano, si scrollano e tornano dentro. Non hanno... Però anche da parte nostra cerchiamo di fare il possibile per cercare di tenerli nelle condizioni migliori. Ecco. Dopo quanti mesi vengono macellati? Loro raggiungono la loro maturità intorno dai 15 ai 18 mesi di vita. Diciamo che questo è il periodo in cui c'è un giusto equilibrio tra grasso e carne. Poi uno volendo può tenerli lì anche 2-3 anni, però poi la proporzione tra carne e grasso non è più favorevole, nel senso che producono solo grasso ma di carne non ne producono più. Certo. Anzi, questo grasso, che inizialmente è molto separato dalla polpa della carne, tende ad infiltrarsi, quindi rovina anche il taglio di carne stesso. Poi magari ne parleremo nel corso della puntata, però voglio farti questa domanda. La carne, una volta macellata, è una carne dietetica, particolarmente dietetica? Ma è una carne particolare. Diciamo che noi lì ci siamo persi parecchio, abbiamo cercato di dedicare tante nostre risorse proprio per andare a fondo e per capire che tipo di alimentazione, che tipo di alimento ottenevamo da questi animali. È una carne che ha dei microelementi presenti in quantità decisamente superiore alle altre, tipo zinco, tipo ferro, tipo boro, sono tutti microelementi presenti nella carne di bufalo in grandi quantità. E poi lo diremo, ne parleremo, ma comunque è una carne che si adatta molto bene alle diete mediterranee e alle diete di chi ha problemi di colesterolo. Non è una carne che ti abbassa il livello di colesterolo, ma di sicuro non te lo alza, perché ha dei tipi di grassi che non sono neutri nei confronti della colesterolemia, quindi come vengono introdotti vengono espulsi dal nostro corpo. È una carne che si presta meglio per piatti a lunga cottura, ma non perché non vada bene per gli altri tipi di cottura. Essendo magra e grassa solo all'esterno, la bistecca, la classica bistecca ai ferri, se ti sbagli a farla cuocere diventa una suola, perché non avendo grasso, essendo particolarmente magra, tende ad inchiodarsi, mentre per piatti a lunga cottura, brasati, arrosti, stufati, spezzatini, via dicendo, si presta molto meglio.
Ecco, carne che ovviamente qui utilizzate presso il ristorante Il Carrettino, che poi andremo a visitare, e presso il vostro spaccio, quindi questa carne si può comprare a chilometro zero. Sì, esattamente, noi abbiamo un nostro spaccio di vendita che è all'interno del ristorante, nel cortile del ristorante Il Carrettino, che è sempre della stessa proprietà. E in questo momento è aperto un paio di giorni alla settimana, al mattino del giovedì e del venerdì. E chiunque può venire ad acquistare la carne, è una normale attività che fornisce la carne a qualsiasi avventore, diciamo. Oltre alla carne di bufalo trovano anche la carne di vitellone, ma nulla di più. Quindi uno che viene da noi deve venire perché ha piacere di mangiare qualche cosa di genuino, che può trovare solo qui da noi, specialmente per la carne di bufalo, però trova solo quello. Non è come al supermercato, che certo, Uno trova da luce da scarpe a momenti l'aspirina, le carni, al pesce, via dicendo. Da noi trova solo questo. E tutto ciò che ne deriva, perché noi al di là della carne facciamo anche, poi li vedremo, dei trasformati tipo la bresaola, tipo il prosciutto cotto, affumicato e non, che ricaviamo sempre da questi animali. Walter, ci hai già raccontato parecchio del bufalo. Volevo concentrarmi sull'alimentazione. Prima parlavi di benessere animale, presumo che anche l'alimentazione sia un fattore fondamentale per far star bene l'animale in allevamento. È fondamentale, noi riteniamo che partendo da delle materie prime di alta qualità si possa ottenere un prodotto di qualità. Inizialmente compravamo destra e sinistra gli alimenti che ci mancavano, poi ci siamo messi a produrceli, perché è l'unico modo per realmente controllare la filiera e avere il polso della situazione. I nostri animali mangiano per l'85% alimenti che vengono autoprodotti, che sono fieno, paglia, mais, orzo, crusca che ci viene resa dai mulini ai quali vendiamo il grano, e poi rimane una piccola quota fuori di sali minerali che integrano e bilanciano la razione per cercare di dare a loro il meglio possibile. È importante perché riteniamo che quando tu compri un prodotto esternamente, tutto sommato non ne conosci la storia, quindi sai che hai comprato del mais o dell'orzo, arrivi a casa, la metti nel mulino, lo macini, hai la farina e tutto sommato funziona. Certo. Per noi è più importante sapere che quel prodotto, quel mais, non abbia avuto delle aflatossine, delle sostanze nocive all'interno. È importante che l'orzo non sia ammuffito, è importante che la paglia venga conservata. Noi abbiamo bisogno nell'estate di lavorare il più possibile per garantirci poi la sussistenza dell'inverno. Quindi dobbiamo crearci le scorte. Alle mie spalle vedete dei silos che sono pieni di orzo, di mais, che ci permettono di affrontare la stagione invernale. Idem i fienili, sono pieni di fieno che produciamo a maggio, giugno, prima dell'estate. La paglia ci arriva poi ad agosto, quando troviamo il grano, e quindi è tutto abbastanza, tutto sotto controllo. È importante perché gli alimenti che fanno parte della razione vengono poi somministrati settimanalmente o quotidianamente, addirittura quando facciamo il mangime, noi lo chiamiamo mangime, in realtà è una miscelata di farine con l'aggiunta di crusca, che vanno messe poi in un carro che viene definito unifeed, perché ha all'interno delle cocle che servono ad amalgamare tutti gli ingredienti. Lì aggiungiamo paglia e fieno, e nei periodi quando lo abbiamo, il trinciato di mais che è sempre di nostra produzione, lo coltiviamo nei nostri campi. Quando raggiunge la maturazione cerosa, quindi il chicco non è più maturazione, è quasi alla fine della maturazione lattea, viene sfibrato, viene trinciato pianta e chicco, viene fatto fermentare per una quarantina di giorni, il tutto oserei dire nel modo più naturale possibile, certo, perché viene solamente coperto con un nylon e lasciato lì per 40 giorni, e anche quello poi entra a far parte della razione alimentare. Quindi se ci sono muffe le scartiamo, prima di aprire il silos viene fatta un'analisi che non ci siano tossine, che non ci siano prodotti nocivi per gli animali, dopodiché iniziamo, diciamo, ad affrontare l'inverno con tranquillità, perché sappiamo di avere in mano dei prodotti di alta qualità.
Ecco, quante volte si nutrono i bufali al giorno? I bufali, come i bovini, si nutrono due volte al giorno. Noi diamo due miscelate al giorno, una al mattino e una a metà pomeriggio, poi loro più o meno hanno sempre il mangiare a piacere davanti a loro nella mangiatoia, quindi soddisfano i loro fabbisogni in base a quello che hanno, in base alle loro esigenze. Certo, voi siete un allevamento un po' a 360 gradi, non solo bufali, stesso concetto viene applicato anche per gli altri bovini che allevate? Certo, il concetto è lo stesso, con proporzioni diverse, perché il bovino ha bisogno di più energia nella razione alimentare, il bufalo è un animale più tranquillo che trasforma diversamente gli alimenti, quindi ha bisogno di una razione un po' più equilibrata, un po' più scarica di energia, però gli ingredienti diciamo che sono sempre i soliti a far parte della razione. Ecco, mi viene questa domanda dopo quanto hai detto, cioè avete fatto all'inizio proprio uno studio approfondito anche sul modo di vivere del bufalo proprio per adeguarvi alle esigenze successive anche di alimentazione? Abbiamo cercato subito di copiare ciò che succedeva negli allevamenti che ci fornivano gli animali. Poi abbiamo capito che era tutto sbagliato, perché loro avevano un'alimentazione destinata a far sì che l'animale producesse più latte possibile. Noi non era quello a cui eravamo interessati, ma era la produzione di carne. Quindi per la carne abbiamo detto cerchiamo di dargli da mangiare. All'inizio è stato quasi un errore, non ci siamo messi a dare il mangiare che davamo ai bovini, e poi abbiamo visto che al macello questi animali davano una carne gustosa, saporita, certo, succosa, e allora abbiamo detto forse la strada giusta è questa, e in effetti insomma poi il tempo ci ha dato ragione, perché abbiamo cercato di abbandonare un tipo di alimentazione diciamo adatta a produrre latte, ma l'abbiamo sostituita con la nostra alimentazione, quindi quella per produrre carne. Bene, grazie mille per tutte queste importanti informazioni che ci fanno capire il mondo del bufalo, però ora andiamo a capire anche l'altro lato, quello della trasformazione. Per arrivare a un prodotto finale ci vuole un arrivo e una fine. Qui siamo a metà strada, ora abbandoniamo l'azienda agricola, ci trasferiamo nello spaccio, dove lì possiamo vedere il risultato di quello che è il nostro allevamento, quindi dall'animale arrivare al prodotto finito, e ancora dopo ci trasferiamo nel ristorante Il Carrettino, dove lì la potremo anche assaggiare e gustare in tutte le sue qualità. Non vedo l'ora, andiamo. Andiamo. Walter, abbiamo lasciato l'allevamento, ora dove mi hai portato? Qui siamo quasi alla fine del nostro percorso, quasi, perché poi andremo al ristorante Carrettino, dove queste carni vengono cucinate dal nostro cuoco. Siamo nel nostro piccolo spaccio, vedete un anteriore di bufalo macellato. Tenete presente che questo è un animale che ha già subito una quindicina di giorni di frollatura, che è necessaria affinché le carni maturino e diventino tenere. Dicevamo prima in allevamento, parlando delle caratteristiche della carne, che è una carne piuttosto magra, e se vedete anche qui da vicino si può notare bene come è ben distinto il grasso esterno dalla polpa della carne. E questo grasso esterno si toglie facilmente, quindi una volta tolto il grasso rimane una carne comunque morbida, è una carne comunque appetibile ed è una carne facile anche da lavorare. In questo caso abbiamo un anteriore, quindi da questa parte vengono ricavati tutti i pezzi, gran parte dei pezzi da fare arrosto, quelli nel reale, abbiamo il bollito con l'osso che è nella parte del costato, il muscolo che è nella zampa anteriore, e poi dagli sfridi, come ben si sa, si ricava poi la carne macinata e tutto quello che ne deriva, gli hamburger e via dicendo, diciamo. Ecco, parlato di frollatura, quanto è importante questo processo per la carne, e la carne di bufalo in particolare? Allora, diciamo che è un processo indispensabile, in quanto l'animale appena macellato, in gergo si dice che è ancora vivo, nel senso che non ha ancora rilasciato i propri tessuti, non ha ancora maturato al giusto momento. Ognuno di noi poi, in base all'età dell'animale, in base
al tipo di carne, decide quanto farlo frollare. Nel nostro caso abbiamo capito che, essendo animali anche abbastanza giovani ancora, perché vengono macellati intorno ai 15-18 mesi, riteniamo che sia giusto fare almeno 15-20 giorni di frollatura. Così facendo riusciamo ad avere delle carni sicuramente tenere, sicuramente mature, e certo più la si fa frollare e più scarto si ha, perché le parti esterne tendono ad annerire, ad allontanarsi un pochettino da quello che è il loro colore originale, però ci sta, insomma, è una pratica di uso comune. Ecco, la frollatura dove avviene? In cella? La frollatura avviene in cella, sono celle particolari che assomigliano molto al nostro frigo di casa, quindi hanno una temperatura intorno ai 4-5 gradi positivi, e avviene con i tagli interi, così diciamo in mezzena oppure la coscia ancora intera, viene lasciata appesa semplicemente a questi ganci in acciaio, dove poi diciamo che il tempo e la temperatura fanno il loro dovere. Ecco, poi ovviamente viene sezionata in base ai tagli che ci hai detto prima. Precisamente vengono ricavati tutti i tagli a seconda diciamo dell'anteriore, a seconda del quarto, se il quarto anteriore piuttosto che quello posteriore, ci sono tagli più o meno pregiati. In questo caso abbiamo un anteriore, poi vedremo anche il posteriore, dai quali noi ricaviamo la bresaola di bufalo, che anche quella è diventata una leccornia abbastanza ambita, perché è veramente veramente magra, quindi anche gli sportivi, anche chi ha bisogno di seguire delle diete particolari, ci richiede quel tipo di prodotto. Attenzione, nel nostro caso noi non siamo in Valtellina, non abbiamo delle strumentazioni particolari, ma lo facciamo ancora con la vecchia ricetta, quindi rimane la carne in fusione nel vino, poi vengono aggiunti degli aromi. Qualche cliente dice ma la vostra bresaola sa un po' troppo di vino. Sa di vino perché la facciamo con quella. Poi andremo anche a assaggiarla sicuramente. Nel dettaglio. Senti, due parole sullo spaccio. Dicevi che ci siamo spostati appunto dall'allevamento al vostro spaccio aziendale, ci troviamo nel contesto del ristorante Il Carrettino, dico sì? Bene? Sì, allora diciamo che l'azienda agricola e il ristorante Carrettino fanno parte della stessa proprietà. Abbiamo questo piccolo spaccio che è una vendita diretta, un punto di vendita diretto dell'azienda agricola, quindi è un'entità diversa fiscalmente da quello che è il ristorante Carrettino, che è sempre di proprietà, però abbiamo questo spaccio dove prendiamo tutte le nostre carni e dove arrivano tutti i nostri clienti, sia clienti privati sia clienti sia piccole aziende, quindi ristoranti, certo, aziende di trasformazione, che vengono, ci chiedono dei tagli ben precisi e particolari e noi glieli forniamo. Ecco. È sempre aperto? Lo spaccio attualmente è aperto al giovedì e al venerdì mattina, con orario che va dalle 9 a mezzogiorno. Cerchiamo di tenere aperto in periodi abbastanza concentrati per questioni di disponibilità da parte dei nostri macellai, perché sono abbastanza impegnati tutta la settimana a trasformare queste carni in bresaole e via dicendo, o anche per il nostro ristorante, perché certo, diciamo che è uno dei clienti prioritari del nostro ristorante, però per adesso teniamo aperto in quei due giorni alla settimana. Prossimamente cercheremo di organizzarsi per aprire anche nel fine settimana, ma non è così facile per adesso. Com'è ora c'è Enrico, che è il macellaio del Carrettino. Grazie mille di averci spalancato le porte dello spaccio, ma soprattutto per averci allestito un bancone con così tanti tagli di bufalo. Dico bene? Assolutamente, solo ed esclusivamente di bufalo. Qui potrete vedere tante tipologie di tagli a seconda delle preparazioni che più gradirete. Io partirei dalla parte diciamo di griglia e di arrosti, quindi partiamo dalla nostra salamella di brufalo, una salamella molto particolare, viene lavorata solo ed esclusivamente con sale, un battuto di aglio e marsala e null'altro, solo giusto per insaporirla un po'. Ricordate sempre, la salamella non sempre va ben cotta, molte volte anche più sugosa, certo, appena appena scottata. Passiamo poi agli arrosti, troviamo la gallinella e uno stinco intero, ottimi per il forno, soprattutto lo stinco. In più passiamo poi al reparto bistecche, quindi
una splendida fesa, uno scamone e la ormai dimenticata rotonda, ideale per scaloppine e bistecchine non troppo spesse. Passiamo alle costate, dove troviamo una splendida costata di bufalo che anche in queste immagini potrete vedere l'amarezzatura del grasso, non solo in superficie ma anche vicino all'osso. Non è mai esagerata, ma una parte va lasciata per tenere sempre la carne durante la cottura più morbida e sugosa. Ricordate sempre di far cuocere la carne non solo dal lato della polpa ma anche dal lato dell'osso, quindi se riuscite a appoggiarla sulla griglia dal lato dell'osso avrete una cottura più uniforme e più gradevole. Quanto è il peso di una costata? La varia, perché dalla testa della costata si parte all'incirca dai 6 etti fino a scendere ai 3,5 etti verso la coda della costata. Ideale la griglia? Assolutamente sì, ideale per la griglia. Ecco, viene appena scottata oppure bisogna... La carne di bufalo, solo sotto forma di bistecca, di costata, è sempre più piacevole cottura media o al sangue. Certo. Mai ben cotta, perché è una carne ideale per chi non può mangiare carni rosse troppo grasse, quindi se noi la portassimo oltre cottura, non essendo un arrosto, comunque sia uno spezzatino, seccherebbe e certo, quindi non sarebbe più gradevole. Continuiamo con quale taglio? Allora, continuiamo con uno splendido reale, una delle mie parti preferite, ma anche non solo per fare un arrosto, per fare un brasato, io ve lo consiglio, provatelo a fare una bistecca di reale. Noterete che la differenza è enorme da una fesa a un reale, è molto saporito e molto tenero. Certo, anche qui una scottata veloce. Anche qui caso. Una scottata veloce, ma qui avendo un'amarezzatura più interna nel muscolo della bestia possiamo permetterci di cuocerla un pochettino un po', in più. Un po' di più. Poi abbiamo una parte muscolare ideale per il bollito. Qui si parla di quello stinco che avete visto prima, questa è la sua versione disossata. Certo. Poi abbiamo un pesce e una pernice ideali per l'arrosto. Pernice e pesce sono i re degli arrosti. Vi insegno un piccolo trucco. Sì, ricordatevi che la pernice, la parte più morbida, è la parte più piccola, perché le filamenti della carne sono più piccoli e quindi alla masticazione risulta sempre molto più morbida. Poi abbiamo un altro il reparto bolliti. Taglio classico. Sì, il taglio classico del bollito, il principale, il biancostato, una parte ossea con una buona infiltrazione di grasso, quindi ricordate sempre un buon brodo, dove noi cominceremo presto a presentarlo anche nel nostro carrello dei bolliti all'interno del ristorante. Certo. Questa si chiama scaramella. La scaramella è la punta del petto della bestia, si può fare in variati modi, non solo bollita. Se noi lasciamo la scaramella intera, abbiamo una griglia di sufficienti dimensioni, la possiamo grigliare, è splendida. Senti, il brodo che ne ricaviamo è un brodo sicuramente più salutare rispetto a un classico brodo di carne che non sia di bufalo? Assolutamente sì, perché il grasso è inferiore, quindi un brodo di bufalo, fate mente locale, pensateci, quando il brodo si raffredda, sopra il liquido si raccruma certo, il grasso. In questo caso nel brodo fatto con la carne di bufalo sarà pochissimo. Ideale per risotti questo brodo? Assolutamente sì, Tony, il nostro chef, è il re dei risotti. Enrico, starei ore ad ascoltarti perché sei preparatissimo. Senti, buon lavoro e ovviamente ti ringrazio anche per i tanti consigli che ci hai dato. Grazie a voi, a presto e ricordate, la carne rossa è salute, soprattutto se è quella di bufalo. Sono d'accordissimo. Wow, che profumo, Walter. Cosa sta marinando?
Qui abbiamo un'altra nostra specialità, un'altra nostra, abbiamo iniziato così come un esperimento, però è diventata oramai una produzione quotidiana. Sono bresaole di bufalo in fusione, o meglio, noi prendiamo i tagli più pregiati di coscia, vengono messi dentro questi contenitori con un po' di sale, di aglio, di aromi naturali, vedete il rosmarino, vedete l'alloro, viene lasciato qui per una settimana in modo che la carne dia giù i suoi liquidi. Dopodiché viene aggiunto vino rosso, sta nel vino rosso, a mollo nel vino rosso, e quotidianamente viene girata e lavorata ancora per una quindicina di giorni. Dopodiché viene messa all'interno di queste calze di stagionatura, che sono di tessuto traspirante, di modo che loro possano rilasciare liquidi, asciugare e iniziare il periodo di stagionatura, che dura un mesetto e mezzo. Per ottenere un prodotto finito, che lo vedete lì nel vassoio, estremamente magro, estremamente tenero, è un alimento, diciamo, pregiato e ambito da diverse persone. La nostra è una ricetta tradizionale, quindi si tende un pochettino a sentire tanto il gusto del vino, perché sta a macerare nel vino, certo, per oltre 15 giorni. Qualcuno potrebbe dire che ha un gusto diverso dalla bresaola tradizionale, e ha ragione, perché la bresaola, diciamo, che oggi troviamo al supermercato non è fatta con questi procedimenti, perché sarebbe un procedimento anticonveniente. Insomma, penso che sia una cosa che ormai in pochi facciano, se non qualche artigiano su qualche montagna. Noi abbiamo ripreso questa tradizione, che ce l'ha trasmessa il nostro vecchio macellaio, la stiamo portando avanti, ed è un prodotto senza dubbio che ci sta dando dei buoni risultati. Quindi il sapore è abbastanza incisivo come sotto il profilo del gusto del vino, però è un sapore comunque delicato. È un sapore delicato, è un sapore diciamo piacevole, è però ricco di sapore, appunto, di vino. E ed è, lo si mangia ovviamente affettata? Lo si mangia affettato, è un alimento che si mangia crudo, così com'è, un normale affettato, come potrebbe essere un prosciutto, come potrebbe essere un salame. Certo. Ecco, questa è bresaola di bufalo fatta con i tagli di coscia. Walter, siamo nel vostro laboratorio di pasta fresca. Perché con la carne di bufalo voi fate anche degli agnolotti, che presto andremo anche ad assaggiare in cucina. Certamente, noi facciamo un agnolotto che è la variante, diciamo, del piatto tipico tortonese, che è fatto dall'agnolotto con la carne di bovino. Noi lo facciamo anche con la carne di bufalo. Questa carne, che abbiamo detto, si presta bene per mille lavorazioni, ma anche per i ripieni delle paste, quindi facciamo cuocere degli stracotti, del brasato, viene poi lavorato, viene aggiunta un po' di maggiorana, un po' di formaggio, si fa l'impasto vero e proprio, e la nostra collaboratrice sforna quotidianamente dozzine e dozzine di agnolotti, perché fanno parte del menù quotidiano. Quindi tutti i giorni, sia la carta che nel menù fisso, spesso anche nel menù fisso, troviamo l'agnolotto a disposizione per i nostri clienti. E qual è il sapore di questo agnolotto? È un sapore intenso, è un sapore decisamente piacevole, perché è fatto, ci teniamo a dirlo, con tutti i prodotti genuini, a partire dalla carne, ma anche il formaggio che andiamo a prendere dai nostri colleghi in Lombardia, la maggiorana, che sono prodotti che troviamo qui localmente. È un prodotto, ripeto, un po' di nicchia, perché oggi come oggi viene fatto generalmente in laboratori semi-industriali, mentre qua abbiamo questa macchina che usiamo solo noi per le nostre necessità e per quello che è il nostro consumo giornaliero. Walter, oltre agli agnolotti, se non sbaglio, producete all'interno di questo laboratorio anche della pasta, che poi servite ai commensali e ai vostri ospiti presso il ristorante Il Carrettino. Walter, oltre agli agnolotti, vedo che all'interno di questo laboratorio producete anche pasta, che poi servite ai vostri ospiti presso il ristorante Il Carrettino, presumo. Precisamente, sì, non è un piatto tipico come l'agnolotto, però facciamo tutte le paste fresche che poi somministriamo all'interno del ristorante, a partire dai tortiglioni, dalle mezze penne, e anche lo spaghetto stesso è uno spaghetto fresco fatto con le nostre farine, che viene somministrato, quindi con una minima cottura, perché non ha bisogno di grossi tempi, certo, di cottura, e ci teniamo a dare questo punto in più di qualità. Pensiamo che sia anche qualcosa di ambito e di apprezzato dai nostri clienti, anche se, ahimè, ai propri costi, perché insomma la farina costa, il lavoro costa, probabilmente acquistandolo
acquistando uno spaghetto industriale spenderemo di meno, però di sicuro non avremo la qualità che riusciamo a dare. Presumo sia anche un valore aggiunto per i vostri ospiti sapere che dietro ad un piatto c'è una filiera così corta. Ma secondo noi sì, tra l'altro li facciamo freschi quasi quotidianamente, siamo qui nel nostro laboratorio, dietro una vetrina, chiunque passa può vedere quello che sta succedendo qua dentro. Secondo noi è una bella forma di pubblicità. Con questa meravigliosa strage di agnolotti qui di fronte ai nostri occhi, chiudiamo questo viaggio nella trasformazione della carne di bufalo. Dove mi porti adesso? A questo punto converrà andare all'interno del ristorante. Gli agnolotti li abbiamo, il cuoco, il nostro chef Antonio, è là che ci aspetta, vediamo di farceli assaggiare. Non vedo l'ora. Ed eccoci finalmente in cucina, con me c'è lo chef Antonio del ristorante Il Carrettino. Senti Antonio, ci prepari quello che poco fa abbiamo visto nascere. Sì, sì, adesso ti faccio cuocere due agnolotti che abbiamo appena fatto noi di con il ripieno di bufalo, classica ricetta. Usiamo un po' di burro, un po' di fondo del sugo di arrosto, poi andiamo a condire con parmigiano, un po' di prezzemolo, semplicissima la ricetta, classica. Anche il fondo di arrosto è di bufalo, di bufalo, tutto di bufalo, ecco, sempre, quindi... perché essendo la nostra carne usiamo il bufalo come... Certo, ecco, quindi questo è un piatto che proponete quasi sempre ai vostri commensali, quasi tutti insomma, i giorni, sempre in carta, se non può mancare. Non può mancare. Ecco, tu trasformi in cucina la carne di bufalo, sì. Cioè ci sono varie preparazioni, sì. Dico bene, insomma, sì. Ecco, una carne facile da cucinare? Sì, è uguale, identica al manzo, quindi si presta molto, poi dipende dal taglio della carne, puoi fare sì, le tagliate, gli arrosti, le scaloppine, di tutto comunque, come il manzo o un vitello. Allora ti lascio alla cucina, ci vediamo dopo, quando saranno pronti gli agnolotti. Ok. Eccoci in sala, chef, ritrovo anche Walter per questo finale goloso con questi agnolotti con il ripieno di bufalo. Senti, ci racconti la preparazione? Sì, abbiamo fatto i nostri agnolotti freschi, ripieni col brasato di bufalo che viene cotto per parecchie ore, col nostro fondo, chiodo di garofano, spinaci, uova e parmigiano. Viene tutto impastato, poi vengono fatti gli agnolotti. Gli agnolotti li abbiamo buttati per circa 2-3 minuti nell'acqua bollente salata, tirati su, scolati bene, una noce di burro, il nostro fondo fatto con l'arrosto di bufalo, poi viene condito semplicemente con un po' di parmigiano e alla fine un po' di prezzemolo fresco per guarnire il piatto. Un piatto semplice ma goloso. Molto buono, sì. Molto buono. Molto richiesto anche dai nostri clienti. È uno dei piatti top del nostro menù. Chef, che dire, complimenti, a breve andremo anche a degustare questi splendidi e gustosi agnolotti. Walter, con te volevo chiudere questa bella puntata, ci hai fatto fare un viaggio davvero emozionante alla scoperta di questa carne, la carne di bufalo trasformata, perché qui la filiera è davvero corta, questo è un po' il valore aggiunto. Sì, mi permetto di dire che qui non parliamo più di chilometro zero, ma parliamo di pochi metri, perché partiamo dalla nostra stalla che è qua a 800 metri, fino ad arrivare al piatto e come abbiamo visto prima nello spaccio, banco frigo della macelleria, dove la massaia può venire ad acquistare anche solo una fettina. Da fare ai ferri o perché no, da fare impanata o un arrosto, certo. Uno stufato. Ogni taglio che viene proposto nel nostro spaccio lo possiamo poi ritrovare qui all'interno del ristorante, perché come voi ormai ben sapete, lo conoscete bene Antonio, lui si presta a sfruttare al massimo tutto ciò che gli diamo e quindi è senza dubbio una carne alternativa che può dare delle soddisfazioni. Ecco. Senti, una carne che mi dicevi anche all'inizio, salutare. Sì, è una carne salutare, noi l'abbiamo scoperta tanti anni fa, nel lontano ormai nel 1994, quando abbiamo incominciato ad allevare questi animali così un po' per scherzo, un po' per prova, e ci siamo accorti attraverso le analisi, attraverso gli studi fatti, che è una carne molto magra, nel senso che non ha marezzatura, quindi all'interno della polpa rossa non vediamo tante venette di grasso bianco, ma il grasso è tutto all'esterno, quindi quando uno lo prepara, quando lo chef è pronto prima di cucinarlo, o
addirittura il macellaio prima ancora toglie questa cotenna di grasso, rimane la polpa rossa che un, tra l'altro all'analisi poi risulta ricca di acido stearico e oleico, che sono acidi che sono neutri nei confronti della colesterolemia. Questo non vuol dire che è una cosa curativa, certo, però senza dubbio non influisce su quello che è il colesterolo di una persona. Senti Walter, due parole anche sul ristorante Il Carrettino, un punto di riferimento per il territorio, per chi vuole mangiare bene, lo dico io, chef, per chi vuole mangiare bene, per chi vuole anche assaggiare piatti tipici come possono essere questi legati alla carne di bufalo. Sì, esattamente, Il Carrettino è una realtà che ormai esiste da oltre 30 anni, insomma siamo qui, questa è una vecchia azienda agricola tipica della pianura padana, avete visto entrando la corte, questa sala dove siamo ora è una volta il portico per gli attrezzi agricoli, c'era la stalla, era proprio un'azienda agricola vera e propria, è stata trasformata dai proprietari che è una famiglia ligure che si è trasferita in Liguria diciamo nel dopoguerra, con tanto impegno e tanta volontà è stato trasformato, oggi è una realtà che può accogliere fino a 300-400 persone contemporaneamente e devo dire che è una realtà che ci dà tante soddisfazioni, siamo settimanalmente quasi sempre pieni, è una clientela che non è qui per turismo ma è qui per lavoro e quindi tutte le persone che sono qui hanno bisogno di mangiare in fretta, però di mangiare bene, di mangiare sano, perché poi hanno bisogno di lavorare e di passare la giornata nel migliore dei modi, diciamo. Ecco, fate anche accoglienza se non sbaglio, cioè sì, ci sono delle camere? Abbiamo 44 camere, quindi circa una settantina di posti letto, che anche quelle sono dedicate al turista qua di passaggio e a chi è qui per lavoro, quindi diciamo che nel fine settimana abbiamo un tipo di clientela più turistica che è qui o per l'auto di Serravallo, perché siamo una delle ultime realtà prima dell'Appennino, prima certo, di arrivare in Liguria, oppure per chi viene via dalla Liguria, mi riferisco al personale viaggiante, quindi autisti, camionisti e via dicendo, chi va verso nord lascia la Liguria e il primo posto dove può trovare un parcheggio, dove può trovare un ristoro, dove può trovare una doccia, dove può trovare un angolo felice è qui da noi, ecco, diciamo. Certo. Chef, è un ristorante dove c'è davvero tanto da lavorare, insomma, mi sembra di aver capito. Complimenti, buon lavoro in cucina. Walter, grazie mille dell'accoglienza. Grazie a voi, grazie. Insomma, a voi. Ci avete fatto scoprire un mondo nuovo che è quello legato appunto al bufalo. Grazie, grazie mille. Grazie ancora davvero di tutto. Invece noi ci vediamo la prossima settimana con Terre Lombarde, orgogliosi di aver raccontato un'altra eccellenza agricola del territorio. Ciao!